Buonasera e benvenuti. È uno degli ultimi incontri per il rinnovo amministrativo di sabato e domenica 8 giugno per i 27 comuni chiamati al voto. I confronti sono trasmessi su questa rete, canale 89 di Videotaro dopo le ore 21:15, nonché sui canali nostri di TG Parmense, di YouTube e Facebook. L'incontro di questa sera riguarda i candidati sindaci del comune di Corniglio. A proporsi come nuovo cittadino sono Giuseppe Del Sande con la lista Continuità e Rinnovamento e Paolo Quagliaroli con la lista Alta Val Parma Civica, che ringraziamo per averci concesso la disponibilità per questo confronto. Saranno 15 le domande con possibilità di replica di carattere personale, generale e personalizzate sul paese di Corniglio. La risposta ad ogni domanda ha la durata di circa 2 minuti per un totale massimo di 28 minuti a disposizione per ciascun candidato, 1 minuto in più per entrambi i candidati in caso di replica. Il tempo per ulteriori repliche dovrà essere gestito sempre nei 29 minuti a disposizione per ciascun candidato. Abbiamo sorteggiato, inizia il signor De Sante. Ci parli di lei, signor Giuseppe De Sante. Sì, buonasera, io sono Giuseppe Del Sante, sono nato nel 1962 in una frazione del comune di Corniglio, precisamente a Rocca Ferrara. Sono terzo di cinque fratelli, i miei genitori erano coltivatori, piccoli coltivatori diretti. Mi sono diplomato alla scuola superiore di Langhiranni in ragioneria, ho svolto il servizio militare negli Alpini e da 35 anni ormai sono contitolare di una piccola azienda nel settore commerciale del trattamento acque e che ha sede proprio qui vicino a Fornovo. E poi diciamo che mi sono, insomma, così un po' da sempre impegnato in quella che è la comunità, quindi insomma, a partire dalla parrocchia, insomma, dal gruppo Alpine, di cui faccio parte da 40 anni, di cui ho fatto anche il capogruppo. Sono stato presidente di una colonia, abbiamo la Fondazione Bonanni, sono stato presidente per 10 anni della Fondazione Bonanni, sono stato consigliere comunale negli anni 90, 80-90 e poi da 10 anni sono sindaco del Comune di Corniglio. Ho fatto anche un'esperienza di circa 2 anni e mezzo come consigliere provinciale. E gli ultimi 3 mesi ho fatto il vicepresidente facente funzioni. Grazie, signor Quagliaroli, ci parli di lei. Allora, buongiorno a tutti, grazie per avermi invitato. Non sono un buon oratore, però ho accettato volentieri questo vostro invito. Niente, io mi chiamo Paolo Quagliaroli, appunto, sono di Corniglio, sono nato a Langhirano, ma ho sempre abitato a Corniglio, dove avevo un piccolo prosciuttificio e di famiglia. Dopo, in seguito alla frana, la frana che ha colpito la nostra zona, abbiamo dovuto smettere questa attività e mi sono trasferito, anche per altre vicissitudini familiari, mi sono trasferito, diciamo, alla bassa. E qui ho lavorato 23 anni presso la CEDACRI, Centro Elaborazione Dati delle Casse di Risparmio Italiane, e dove devo dire che ho trovato una seconda famiglia, sono stato veramente molto bene. Posso aggiungere che anch'io, come Giuseppe, negli anni 80-90 ho fatto parte per 2 volte dell'amministrazione del Consiglio Comunale di Corniglio, una volta in maggioranza e una volta in minoranza. E sono stato nel consiglio dell'Avis per 20 anni, gli ultimi 3 anni ho ricoperto il ruolo di presidente, sono uno sportivo, ho praticato l'attività sportiva agonistica come sci di fondo e corso in montagna, trail running fino all'anno scorso, poi dopo perché gli anni passano per tutti mi sono dovuto fermare, ho fatto parte di varie associazioni di volontariato sportive del Cornigliese e adesso insomma sono qua. Ecco, è tutto qui. Bene, continuiamo sempre con lei, signor Quagliaroli. Ci dica le motivazioni che l'hanno spinta a candidarsi alla guida del suo paese e da quali forze è sostenuto? Allora, le motivazioni che mi hanno spinto a candidarmi sono state che me l'hanno chiesto un gruppo di amici e un gruppo di cittadini.
conoscendo il mio carattere e il mio spirito combattivo, mi hanno chiesto di candidarmi, ho accettato di buon grado. Mi ha spinto anche l'entusiasmo e la volontà di fare qualcosa di più per il nostro paese. Non dico che chi mi ha preceduto non abbia fatto bene, perché il nostro è un comune di montagna con tante criticità, tante problematiche, quindi non è facile amministrare, ci sono pochi soldi, però secondo noi insomma si potrebbe fare qualcosa di meglio, qualcosa di più. Allora, noi siamo una lista civica, non siamo sostenuti direttamente da nessuna forza politica, ognuno di noi ha la propria idea, il proprio animo, infatti siamo molto variegati e misti, diciamo, però non abbiamo una forza politica vera e propria che ci sostiene. Signor Del Sante, ci dica le motivazioni che l'hanno spinta a ricandidarsi nuovamente come sindaco. E da quale forza è sostenuto? Sì, le motivazioni sono insomma quelle che mi hanno portato anche 5 anni fa e 10 anni fa a candidarmi, quella di vivere nel mio paese. Io vivo tutto l'anno a Rocca Ferrara e quindi mi ha portato insomma la voglia di cercare insomma di fare qualcosa di buono per il mio paese, per la mia comunità. Ovviamente questo non si fa da soli, quindi bisogna avere una squadra, avere degli amici, prima di tutto degli amici, una squadra coesa, perché prima di tutto bisogna essere amici e coesi. E infatti buona parte della squadra uscente mi sostiene e poi oltre a loro abbiamo, infatti la nostra si chiama lista continuità rinnovamento, perché il 50%, cioè abbiamo 5 nuove persone in lista, persone espressione del territorio, che vivono il territorio tutto l'anno, che amano il territorio tutto l'anno, che hanno tante competenze e quindi insieme abbiamo deciso di intraprendere questa strada. La nostra è una lista civica, io personalmente ho una mia storia, piccolissima storia politica, nel senso che io nel 1984, non lo nego, mi sono iscritto, anzi lo vado anche orgoglioso, alla Democrazia Cristiana. Poi insomma c'è stata un'evoluzione anche nazionale, io mi sono sempre rivolto diciamo più alla parte progressista, e, ecco, però io ai componenti della lista non ho chiesto da dove vengono, ma ho chiesto dove vogliono andare, e quindi vogliamo andare verso la direzione di far crescere il nostro paese, di non lasciare indietro nessuno, e quindi insomma di metterci l'impegno necessario. Grazie sempre a lei, signor Del Sante. Quali sono i capisaldi del suo programma elettorale e se sarà eletto, rieletto, quale sarà la prima cosa che farà? Dunque, i capisaldi diciamo sono tanti, anche perché insomma il nostro territorio ha tante problematiche. Io però voglio essere positivo e voglio partire da un dato. Negli ultimi 3 anni il nostro comune ha visto un lieve aumento della popolazione. Questo non succedeva dal dopoguerra. Quindi questo probabilmente è avvenuto per tanti motivi. Dopo il Covid sicuramente c'è stato nella nostra società in generale un cambio, insomma c'è stata voglia probabilmente di uscire dalle città, di andare verso la campagna, la montagna. Però questo credo che sia anche dovuto anche ad azioni che sono state messe in campo, che sono quelle dei servizi. Ecco, credo che sia necessario per avere, se vogliamo, che la gente resti in montagna ed altri siano attratti dal nostro territorio, bisogna garantire i servizi essenziali, che sono la viabilità, che sono i servizi sociali, i sociosanitari, sono i servizi legati alle ultime tecnologie, quindi alla fibra, alla banda larga, e poi il lavoro, l'altra cosa essenziale è il lavoro. Quindi insomma da questo punto di vista vogliamo continuare a puntare su questo, e per quanto riguarda ad esempio il lavoro, quindi che il lavoro non è che lo può creare il comune con un decreto o un'ordinanza, però per esempio un punto su cui vogliamo puntare è quello di formare un ufficio
che di attivare proprio un servizio a favore dei cittadini e delle imprese per informarli di tutte le opportunità, di tutti i bandi che escono e quant'altro. Grazie. Signor Quagliaroli, quali sono i capisaldi del suo programma elettorale e se sarà eletto, quale sarà la prima cosa che lei farà? Allora, i capisaldi del nostro programma elettorale sono l'ascolto delle persone. E noi vogliamo, qualora i cittadini di Corniglio volessero darci fiducia, vogliamo governare insieme a loro, ascoltare le loro esigenze, le loro priorità. A tal proposito noi abbiamo deciso fin da subito di avere in ogni frazione uno o più referenti che ci indicano le problematiche anche sociali, le criticità, ma cose semplici. A partire magari dalle buche, dai lampioni che non funzionano e tutte queste cose. Ecco, insieme a loro vorremmo ricominciare, vorremmo affrontare le problematiche che ci sono, perché il nostro territorio è interessato da un forte dissesto geologico, le strade non sono, diciamo, ottimali, capisco che non sia semplice, non sia facile mantenerle in uno stato ottimale, però noi vorremmo ripartire dal basso e insieme alla gente provare a cambiare le cose. Signor Quagliaroli, quali ritiene siano i punti di forza del suo paese? Allora, i punti di forza del mio paese sono la bella gente di montagna, che la gente ci ha dato veramente tante soddisfazioni in questi incontri che abbiamo fatto. Abbiamo avuto tantissima gente, tantissima partecipazione e soprattutto tanta collaborazione, cioè la gente ha interagito con noi, ha fatto domande, ha fatto proposte e questa è una cosa che per me e per noi è stata veramente gratificante. E poi abbiamo un territorio, io facendo gare ho girato tutta Italia, dalla Val d'Aosta al Trentino, gli Abruzzi e dappertutto. Un territorio come il nostro è veramente difficile trovarlo in altre parti. Abbiamo la natura, abbiamo i laghi più belli di tutto l'Appennino. Quindi il punto di forza è la natura e della gente della nostra montagna. Bene, signor Del Sante, quale ritiene siano i punti di forza del suo paese? Un breve inciso sulla domanda precedente. La prima cosa che farei se fossi di nuovo rieletto, la prima cosa che farei è costruire una nuova strada, per una nuova variante per l'abitato di Signatico, perché attualmente la strada è franata. C'è un bypass provvisorio e quindi insomma credo che qui è un'emergenza, come è stato detto, noi siamo in un territorio di frane, è un'emergenza e quindi come tale va affrontata, perché credo che bisogna pensare soprattutto insomma a chi è in difficoltà. I punti di forza, ecco, sicuramente il nostro territorio è un territorio di accoglienza, quindi accogliente, un territorio accogliente, è un territorio bello dal punto di vista ambientale. Sia per quanto riguarda la natura, ma anche tutti i nostri piccoli borghi che abbiamo sul nostro vasto territorio. E poi non dimentichiamo i nostri prodotti, la nostra gastronomia e i nostri prodotti d'eccellenza. Ecco, quindi non soltanto il prosciutto di Parma e il parmigiano reggiano, ma anche tanti altri prodotti di nicchia, dai funghi alle castagne, ai prodotti del sottobosco, dal miele alla spongata di Corniglio, che insomma è un po' un emblema di Corniglio, e quindi credo che ci siano tanti motivi per essere soddisfatti del nostro territorio e per venirlo a visitare. Bene, continuiamo ancora con lei, signor Del Sante, ora passiamo alle criticità. Se ce ne sono, quali sono secondo lei? Ma criticità ce ne sono tante, qui ci si può sbizzarrire. Sicuramente il dissesto idrogeologico, io quando sono stato eletto nel 2014, dopo pochi mesi abbiamo avuto l'alluvione del 13 ottobre 2014 che ha devastato una parte importante del territorio,
Dopo a seguire abbiamo avuto il genocidio, abbiamo avuto altre alluvioni, non ultime quelle di quest'inverno. È chiaro che il Nord è un territorio, insomma, che è già predisposto per il dissesto e sicuramente lo spopolamento, l'abbandono, insomma, della campagna ha accentuato, e anche il cambiamento climatico sicuramente. Quindi sicuramente è un problema del dissesto idrogeologico. L'altro problema è quello appunto della popolazione che, nonostante ci sia qualche segno che ci fa ben sperare, negli anni è via via diminuita di tanto, e quindi soprattutto nei piccoli paesi sono veramente quasi disabitati in inverno, e quindi insomma questo provoca anche problemi anche di carattere sociale, e quindi anche di tante persone che sono sole, che sono sostanzialmente sole, e questo insomma preoccupa soprattutto nei mesi invernali tutto questo. Poi sicuramente anche il problema della viabilità, perché sicuramente insomma, la viabilità gravata anche dal dissesto idrogeologico è carente, e gravante anche dal discorso dalle poche risorse economiche. Ecco, noi abbiamo ereditato un comune con un forte indebitamento che superava i 5 milioni di euro, oggi siamo a 3 milioni di euro, però c'è ancora un forte indebitamento. Noi in questi 10 anni non abbiamo fatto nessun mutuo, non abbiamo indebitato il comune di un euro, però tutto questo ovviamente vuol dire poi meno servizi e meno lavori pubblici. Grazie, stessa domanda, signor Quagliaroli, sulle criticità quali sono secondo lei? Ma direi che ha detto tutto Giuseppe, visto che veniamo entrambi dallo stesso comune. Certo, le strade direi che sono una delle criticità più importanti, il dissesto idrogeologico, è vero, questo è vero, però secondo noi si potrebbe fare qualcosa di più, per esempio con più manutenzioni programmate, prevenendolo anche questo dissesto idrogeologico, con finanziamenti mirati che ci sono, sappiamo che ci sono, ci siamo già dati da fare, diciamo, per capire come e dove si potrebbe intervenire. Insomma, ci sono delle criticità che sono lì da un po' di tempo, ed ecco, quello mi ricollego anch'io alla domanda precedente. Le prime cose che vorremmo fare è risolvere queste criticità, e poi vorremmo che praticamente aiutare e favorire le proloco e le associazioni, e anche cercare di aiutare per costruire una nuova proloco a Corniglia. A Corniglia non abbiamo una proloco, quindi le manifestazioni senza un'associazione turistica, una proloco, diventano veramente poche. Quindi vorremmo fare questo. Ripeto, le criticità sono una popolazione anziana, non facilmente raggiungibile, perché abbiamo il segnale telefonico che purtroppo nella nostra zona è carente, a volte arriva, a volte no. E quindi vorremmo provare a risolvere queste criticità dall'inizio. Posso Bene. Replicare su questo punto? Sì, certo. Grazie. No, cioè io contesto, nel senso che mi rendo conto che le criticità sono tante dal punto di vista idrogeologico, e sicuramente tante non hanno viste risposte, perché è molto difficile. Però in questi anni, lo voglio ribadire, sono state risolte e affrontate tantissime, e con investimenti molto importanti che siamo riusciti a portare a casa, perché, ripeto, le nostre risorse sono quelle che sono, perché abbiamo dovuto, insomma, dare priorità ai servizi e non volevamo aumentare il debito, però abbiamo fatto investimenti per diversi milioni di euro in questi anni. Cioè, voglio ricordare, per esempio, abbiamo risolto il problema, è in corso i lavori della frana di Agna, ad esempio. Ad Agna, ad esempio, che è un piccolo paese, ci viene investito 1,4 milioni, per non parlare dell'abitato di Sauna, che era stato colpito da una frana del 2013, ma così potrei andare avanti. Vestana, Miano, sono stati fatti vari interventi, la frana di Corniglio stessa, cioè tantissimi interventi che però sicuramente in un territorio vasto come il nostro sono sempre, insomma, c'è bisogno sempre di più. Continuiamo con la sesta domanda, parliamo, signor Quagliaroli, parliamo di Europa, una domanda nuova che abbiamo messo non apposta per voi, ma abbiamo cambiato un po'. Tra le molte opportunità, queste Europa e problematiche, come la vede lei?
Allora, parlare d'Europa in un comune come il nostro non è così semplice, perché l'Europa per i montanari è abbastanza lontana, anche perché insomma non ci sono segnali che possano far pensare che in realtà è vicina. Però dobbiamo sfruttarla l'Europa, perché noi abbiamo tanti prodotti, tante tipicità che tramite finanziamenti europei potrebbero essere valorizzati, potrebbero essere anche fatti conoscere fuori dai nostri confini, dai confini italiani, perché adesso con i social possiamo veramente raggiungere ogni posto. Quindi l'Europa ben venga se ci aiuterà a portare benessere sulla nostra montagna. Grazie, signor De Sante. L'Europa, tante opportunità ci possono essere o problematiche, come la vede? Sì, ma io mi auguro e spero che siano più le opportunità che le problematiche, ma a livello generale io mi auguro un'Europa più forte politicamente nel quadro internazionale, perché poi sono problematiche che poi si ripercuotono anche sulla nostra vita quotidiana e l'abbiamo visto negli ultimi anni. Quindi un'Europa più forte sicuramente può contare di più a livello internazionale. E poi sì, quello che mi aspetto è l'attenzione, insomma, da sempre si è occupata in particolare di agricoltura, prodotti alimentari. Noi qui siamo nella food valley, agroalimentare, quindi insomma una tutela e promozione dei nostri prodotti, alimentari, quindi ripeto, in particolare, vabbè, chiaramente quelli che sono, come dicevo prima, i nostri prodotti d'eccellenza, parmigiano e prosciutto, ma anche la tutela anche del paesaggio, dei piccoli prodotti, e quindi che vuol dire anche poi aiutare la gente, anche i piccoli coltivatori, i piccoli che ovviamente di oggi, che non sono più quelli di ieri, a rimanere sul territorio e quindi a curare il territorio, a rendere più bello il territorio e a renderlo più attrattivo, perché poi agricoltura, turismo è tutto collegato nel mondo di oggi. In un mondo connesso come quello di oggi, la gente che viene, i turisti, vogliono vedere anche proprio come si producono i prodotti, vogliono vedere, insomma, vogliono andare alle radici e alla fonte. Grazie, continuiamo sempre con lei. Viviamo in un periodo di forte transizione. Per quella ecologica, cosa può fare il suo comune? Il comune, insomma, può dare buon esempio e sicuramente qui c'è un discorso, da una parte di risparmio finanziario, e sappiamo insomma in questi ultimi anni cosa vuol dire l'aumento delle bollette, l'aumento delle materie prime e quant'altro, quindi di quanto ha impattato anche nei bilanci del comune, la luce, il gas e quant'altro. Quindi da questo punto di vista noi abbiamo anche iniziato, ma bisogna ovviamente lavorare per sostituire, per esempio noi abbiamo iniziato ma dobbiamo completare per esempio i corpi illuminanti, quindi l'illuminazione pubblica installando lampade a LED che quindi comportano un bel risparmio, così come l'efficientamento energetico degli edifici pubblici, quindi con la sostituzione di caldaie di nuova generazione, con la sostituzione degli infissi, insomma con tutti quegli interventi che possano ridurre il consumo. E questo ha un duplice effetto, perché oltre ad aiutare le tasche aiuta anche il nostro ambiente, perché ad emettere meno emissioni inquinanti in atmosfera. E quindi ecco, poi accanto a questo nel nostro programma, proprio per questo abbiamo messo anche l'installazione di colonnine per le ricariche elettriche dei centri principali, quindi a Bosco, Corniglio, Veduzzo e Ghiare. E poi ecco, ripeto, l'efficientamento energetico soprattutto nei luoghi pubblici, scuole comprese. Grazie. Bene, signor Quagliaroli, stessa domanda. Viviamo in un forte periodo di transizione, per quella ecologica cosa può fare il suo paese? Direi che il nostro paese, il mio paese, può cominciare per esempio incrementando le energie rinnovabili. Noi fra i nostri proponimenti ci sarebbe anche quello di dotare gli edifici pubblici del nostro comune, tipo le scuole, la colonia montana, l'ospedaletto, il comune, il municipio, di pannelli fotovoltaici. Ecco, ci sono finanziamenti mirati per questo e quindi vorremmo cercare di sfruttarli.
e poi cercare di sfruttare al meglio le energie rinnovabili. Per esempio nel nostro programma c'è l'acquisto di una macchina per il cippato, e questo potrebbe essere un modo per essere più ecologici, e vorremmo potenziare appunto e tutelare la biodiversità del nostro territorio. Grazie signor Quagliaroli, continuiamo con lei. Venire a vivere in Appennino è una sfida per pochi, soprattutto per il fattore economico. Non sempre si guadagna abbastanza per portare avanti una famiglia. Cosa ne pensa? Vero, vero. Non è una scelta facile, non è una scelta semplice, soprattutto per i giovani, per le giovani famiglie, scegliere di venire a vivere nel nostro territorio. Le opportunità di lavoro sono poche e quindi questo potrebbe scoraggiare, però da parte nostra diciamo e crediamo che i giovani avrebbero un notevole miglioramento della qualità della vita. Noi abbiamo posti meravigliosi, aria pura, abbiamo tanti servizi, perché da partire dall'asilo nido, alle scuole, e quindi i giovani potrebbero fare questa scelta. Noi cercheremo di farsi, di invogliarli a fare questa scelta, cercando di migliorare i servizi, cercando di rilanciare il turismo, perché il turismo, a nostro modo di vedere, è l'unico modo per portare nuovi posti di lavoro sul nostro territorio, legati al turismo e legati alla conoscenza del nostro territorio. Grazie, passiamo al signor De Santi, stessa domanda: venire a vivere in Appennino è una sfida per pochi, soprattutto per il fattore economico, non sempre si guadagna abbastanza per la famiglia. Cosa ne pensa? Sì, ma sì, sicuramente è una scelta di vita importante e insomma deve essere quindi responsabile. Però credo che proprio, insomma, lo vediamo, insomma, negli ultimi anni ci sia un'attrazione verso il territorio della montagna dell'Appennino. Noi insomma cerchiamo di favorire, ovviamente, mettendo in campo quello che dicevo all'inizio, i servizi. Ecco, noi nel 2015 abbiamo istituito per la prima volta il servizio di micronido ad un costo assolutamente accessibile, che non è paragonabile a quelli della città. Cioè, da noi il micronido non è a gratis, però va in base anche l'ISEE, però insomma grazie anche al contributo dell'amministrazione e anche di altri enti siamo riusciti ad abbattere di molto le rette, e quindi questo qui è stata una scommessa vinta, e quest'anno addirittura abbiamo la lista d'attesa, e quindi bisogna però ovviamente dare i servizi alle famiglie che vengono a lavorare, che vogliono vivere in montagna. E un altro servizio importante è sicuramente quello della fibra ottica, e il nostro comune è stato uno dei primi comuni dell'Appennino dove è possibile essere allacciati con la fibra, e tanti riescono a lavorare da noi. Abbiamo diversi esempi, insomma, di persone che riescono a lavorare da casa, e quindi abbattendo notevolmente i costi di viaggio e di trasporto e di tempo. Grazie. Ancora De Sante, siamo al punto 9. Alta Val Parma vuol dire anche parchi. La vede un'opportunità in più per il suo paese o un dovere ambientale? Ma io lo vedo come, insomma, un'opportunità, nel senso che noi abbiamo sempre ragionato e dobbiamo ragionare in ottica che l'uomo deve essere al centro. L'uomo deve, così come è stato in passato. Non per niente, sempre se non mi ricordo male, nel 2015 il nostro territorio ha avuto il riconoscimento di area MAB UNESCO a livello mondiale, proprio per questo legame fra uomo e ambiente. Quindi da sempre noi abbiamo un bel ambiente, perché questo, però con l'uomo dentro, perché l'uomo ha curato questo ambiente, e i nostri nonni, i nostri avi ci hanno consegnato un mondo appunto che ha avuto questo riconoscimento proprio per la loro integrazione con il territorio. Quindi bisogna che i parchi, insomma, anche le altre istituzioni, bisogna lavorare per togliere o comunque diminuire determinati vincoli, soprattutto nel settore dell'edilizia, nel settore appunto dei permessi per quanto riguarda l'edilizia. E deve essere però invece una fonte di sviluppo
appunto per il turismo, per nuovi insediamenti per persone che vogliono intraprendere nuove attività legate appunto all'accoglienza, quindi fare in modo che ci sia la possibilità che, mettendo insieme vari pezzi, uno possa avere il reddito per poter vivere. Quindi, insomma, come succede in tante parti d'Italia, dove uno ha dei prodotti agricoli, affianca il pernottamento, la possibilità di dare pernottamento e di dare anche da mangiare ed altre cose. Grazie. Stessa domanda, signor Quagliaroli. Alta Val Parma vuol dire anche parchi. La vede un'opportunità in più per il suo paese o un dovere ambientale? Dunque, allora, i parchi sono sicuramente un'opportunità, però c'è un però, che il parco deve essere a misura d'uomo e non l'uomo a misura di parco. A questo proposito noi, qualora dovessimo essere scelti dai cittadini, vogliamo sederci ad un tavolo e ridiscutere un po' di regole. Perché le scelte per noi le devono fare i montanari, non devono essere scelte prese in altre sedi e calate dall'alto. Quello, secondo noi, è quello che è stato un po' fatto fino adesso. Vogliamo essere noi, montanari, al centro delle decisioni. Quindi ci metteremo ad un tavolo e insieme discuteremo e cercheremo di semplificare certe regole che sono troppo riduttive nei confronti degli abitanti della montagna. Continuiamo ancora con lei, signor Quagliaroli. Parliamo ora di piano urbanistico generale. Quali sarebbero eventualmente gli interventi da fare nel suo paese? Allora, piano urbanistico generale al momento è ancora un argomento abbastanza nebuloso, nel senso che noi abbiamo partecipato ad un incontro che è stato fatto nel nostro comune, sul nostro territorio, però le cose sono molto offuscate, non abbiamo avuto risposte, non abbiamo avuto chiarezza. E abbiamo nella nostra lista un architetto che si occuperà, in caso di una nostra affermazione, si occuperà di questo piano urbanistico generale. Ecco, potrebbe essere un'opportunità per facilitare la vita dei cittadini anche a livello di cambi di destinazione d'uso e altre osservazioni che si potranno fare. Però esprimere un parere su questo piano urbanistico generale è abbastanza prematuro, perché ci sono ancora troppe cose da capire e troppe cose da vedere. Forse Giuseppe sarà più chiaro di me. Bene, passiamo allora al signor De Sante. Parliamo di piano urbanistico. Quali sarebbero eventualmente gli interventi da fare nel suo territorio, nel suo paese? Sì, il piano urbanistico, detto il PUG, deve recepire la nuova legge urbanistica regionale, che va, e questo soprattutto, insomma, riguarda i grandi centri, verso il consumo, diciamo, non quasi zero di area vergine, ecco, quindi tende a fare in modo che vengono riutilizzati magari edifici abbandonati e quant'altro, e aree depresse, aree degradate. Questo riguarda più la città che il nostro territorio. Noi abbiamo portato avanti, abbiamo iniziato questo iter assieme agli altri comuni dell'Unione Montana, prendendo anche un contributo da parte della Regione Emilia-Romagna. Quindi è stato incaricato un team di tecnici ed è stata fatta, diciamo, la prima fase di studio per quanto riguarda tutto il territorio dei 7 comuni, per arrivare proprio appunto a un PUG anche intercomunale, dove chiaramente è fatta salva l'autonomia di ogni comune, però ci possono vedere delle strategie comuni, per cui, non so, dai poli produttivi. Noi, per esempio, nel nostro territorio abbiamo la zona di Beduzzo, che ha una vocazione in particolare produttiva, perché è anche più vicina alla parte bassa. Alle vie di comunicazione, quindi che possono riguardare anche più comuni, perché noi abbiamo la necessità di avere un collegamento più veloce con la città. Ecco, quindi, ecco, però abbiamo fatto proprio perché era imminente la scadenza elettorale, noi abbiamo fatto la scelta, così anche le altre amministrazioni, di
È un tema che andrà sicuramente preso in mano subito dalla nuova amministrazione, per dare la possibilità poi anche ai cittadini appunto di partecipare, perché quindi ci sembrava giusto questa scelta. Grazie, continuiamo con lei, signor Del Sante, siamo al punto 11. Quali sono per lei le politiche sociali più urgenti in questo momento per il suo Paese? Politiche sociali, ecco, diciamo che il sociale in questi sta diventando un problema, insomma, sempre di più per la nostra società in generale e in montagna forse ancora di più, proprio per il discorso che abbiamo persone sparse su un territorio molto vasto, quindi c'è diciamo un'emergenza che riguarda gli anziani, perché insomma ci sono anziani soli e quindi che hanno necessità di essere di avere un servizio che li segua. E noi per quanto riguarda questo, insomma, sul sociale non abbiamo mai posto limiti di bilancio e quindi insomma, abbiamo fatto sempre il possibile per dare e abbiamo dato una risposta sempre a tutti. Quindi l'area anziani sicuramente merita attenzione, così come la merita l'area dei giovani. Nell'area dei giovani c'è cioè soprattutto a partire dalla fine insomma, diciamo, della terza media, i 20 anni, quindi quella fascia lì, sicuramente è una fascia che merita attenzione perché è una fascia di passaggio che è anche fragile e noi su quello insomma, abbiamo all'interno della nostra lista insomma, persone che hanno una, insomma, anche per motivi di lavoro, insomma, attinenza appunto con i giovani, lo sport, insomma, fare in modo di fare delle attività, di fare delle idee che possono per coinvolgere i giovani, soprattutto insomma, ripeto, quella fascia lì, quindi attività sportive, attività ludiche, attività di vario genere che possono però fare in modo che un giovane insomma, non si disperda, perché quella fascia lì di età è una fascia molto delicata e quindi abbiamo bisogno di tenere uniti i giovani. Grazie. Signor Quagliaroli, quali sono per lei le politiche sociali più urgenti in questo momento nel suo Paese? Ma direi che particolare attenzione ai giovani e agli anziani, ecco, magari migliorando la struttura dell'ospedaletto che già funziona, però secondo noi servirebbe anche una copertura notturna. Stiamo cercando di verificare se ci sia la possibilità di questo. Poi i giovani, dobbiamo rilanciare il nostro comune con i giovani, quindi aiutando i giovani, organizzando anche manifestazioni che coinvolgano questi giovani, anche cose banali, però per esempio i concerti, le manifestazioni sportive e quant'altro. E poi vorremmo appunto che prendesse piede la telemedicina, che è una cosa abbastanza importante e tante criticità possono essere affrontate e risolte nel giro di pochissimo tempo e potrebbero salvare delle vite umane. Insomma, tutto ciò, noi abbiamo un comune con tanta gente anziana, quindi tutto ciò che può favorire e migliorare la vita di questi abitanti è un'altra cosa importante. Perché ad esempio abbiamo l'Hauser, ma purtroppo abbiamo pochi volontari e quindi dovremo cercare di invogliare la gente a dare una mano in modo da affrontare le criticità e sociali che ci sono nel nostro territorio. Continuiamo ancora con lei, signor Quagliaroli. Parliamo ora di infrastrutture. Secondo lei quale necessitano per il suo Paese? Allora, infrastrutture, diciamo, infrastrutture basta scatole vuote, perché nel nostro paese ne abbiamo già alcune e secondo noi ce ne sono abbastanza. Ecco, il nostro paese necessiterebbe di una sede idonea per l'assistenza pubblica che ci dà già un servizio, ci dà il servizio per ora nei mesi estivi e quindi vorremmo che questo servizio venisse esteso a tutto l'anno e vorremmo trovare una sede per questa struttura. Poi ci sono le strade sicuramente sono una criticità, quindi dovremo affrontare anche questa criticità, perché purtroppo le condizioni delle strade nel nostro comune non sono ottimali e allora vorremmo provare fin da subito a migliorarle e a rendere anche la viabilità migliore di quanto non è tuttora. Passiamo al signor De Sante.
di infrastruttura ne necessita il suo paese? Sicuramente, come ho detto, c'è bisogno, cioè, avremo necessità di migliorare la viabilità, insomma, quella sia provinciale che comunale, però questo, insomma, ci vogliono anche risorse, perché il comune fa quello che può, anche se abbiamo potenziato, insomma, abbiamo potenziato la squadra degli operai e quant'altro, quindi in futuro si potranno fare più quei piccoli lavoretti che sono comunque molto importanti. E anche perché la viabilità, per quanto ci riguarda, non è soltanto quella nord-sud, cioè quindi quella Parma che sale di Fondovalle, ma anche quella intervalliva, quindi che guarda verso Monchi, verso Berceto, anche perché Berceto abbiamo il casello dell'autostrada, a 15 km dal nostro territorio abbiamo il casello dell'autostrada di Berceto, quindi è assolutamente importante. E poi avremo bisogno, diciamo, di risorse per in alcuni casi ultimare e ottimizzare gli immobili che sono già di proprietà del comune. Quindi a partire, ad esempio, abbiamo la ex colonia Montana, che dove ci sono già alcuni servizi, però c'è una parte che è ancora grezza e quindi potrebbe ospitare anche nuovi servizi, nuove attività. Però, insomma, abbiamo la piscina comunale che ormai ha circa 25 anni, che necessita, abbiamo cercato in questi anni di fare il possibile per fare una manutenzione straordinaria, però insomma ci sarebbe la necessità di un intervento ancora più importante. Ecco, perché così come, e questo però è già diciamo finanziato dalle aree interne, la riqualificazione dell'ostello, perché anche l'ostello ha più di 20 anni e non risponde più, diciamo, o non risponde più, insomma risponde, ma potrebbe essere migliorato per essere più appetibile per le famiglie, per i gruppi giovanili, e quindi ecco, però questa è la ristrutturazione dell'ostello, la riqualificazione è già prevista con i fondi delle aree interne, così come la costruzione di un campetto polivalente a Corniglio che non c'è da tantissimo tempo. Grazie, continuiamo ancora con lei, signor De Sante. Le frazioni e la cultura sono in genere le ultime ruote del carro, non certo per importanza. Cosa propone il suo programma? Dunque, per quanto riguarda la cultura, ovviamente è vero, cioè è vero che, come dice qualcuno, la cultura non si mangia, poi in realtà non è proprio così. Sicuramente continuare e se si può anche migliorare l'organizzazione di vari eventi che sul nostro territorio ci sono stati in questi anni di vario genere, no? Da eventi musicali, eventi, presentazioni di libri o altre cose, quindi sicuramente intensificare se è possibile, organizzare sempre più eventi. E le frazioni, il nostro comune ha tantissime frazioni, tutte di pregio. Ecco, qui diciamo che da un po' di anni ci sono vari percorsi, no, che collegano anche le frazioni per gli appassionati di, in particolare di mountain bike, e quindi insomma l'abbiamo messo anche nel programma, proprio questa rete che unisca tutte le che unisca gran parte delle nostre frazioni, che permettono anche ai turisti di andare a vedere, insomma, i vari posti anche meno conosciuti, perché noi non abbiamo soltanto il Lago Santo e i lagoni, che sono sicuramente bellissimi, e i laghi, ma abbiamo anche tante frazioni dove c'è un patrimonio chiesa, abbiamo delle pievi, insomma, dove c'è un patrimonio d'architettura spontanea, abbiamo un patrimonio importante. E quindi l'obiettivo è quello di far sì che tutto il territorio possa essere visitato, anche per decongestionare la parte alta, soprattutto in certi periodi. Signor Quagliaroli, stessa domanda. Frazioni e cultura sono in genere le ultime ruote del carro, non certo per importanza. Cosa propone il suo programma elettorale? Allora, il mio programma elettorale si basa tantissimo e conta tantissimo sulle frazioni. Le frazioni dovranno essere valorizzate, rivitalizzate. Abbiamo frazioni bellissime, abbiamo Sesta, abbiamo Mossale, dove ci sono il Mossale, il Borgo degli Artisti, Sesta con i dipinti di Madoi, una fontana medievale. Abbiamo Rocca Ferrara che è bellissima, tra l'altro il luogo natale di Giuseppe.
e secondo noi finora queste frazioni non sono state valorizzate. Abbiamo anche il cammino Longobardo, la via Longobarda, che passa sul nostro crinale, e a tal proposito vorremmo che dalla via Longobarda partissero un paio di cammini, uno più basso, che facesse vedere le nostre frazioni, perché anche abbiamo la chiesa di Graiana, Graiana Castello, appunto Roccaferrara, quindi un cammino basso che vorremmo chiamarlo il cammino di Maria Luigia, un cammino più alto che vorremmo chiamare il cammino di Fra Rufino, che dalla via Longobarda portino i pellegrini sulle nostre frazioni. Abbiamo un castello bellissimo che è medievale, risalente al 1300, che anche questo non l'abbiamo mai valorizzato a fondo. Anzi, a tal proposito, noi vorremmo entrare fin da subito nel circuito dei castelli del Ducato per portare gente, per farlo conoscere a vari livelli. E la cultura, favorire in tutti i modi la cultura, perché appunto, come diceva anche l'amico Giuseppe, con rassegne del libro, rassegne musicali e poi altre manifestazioni, altre cose che possano portare benessere e turismi e turisti nelle nostre zone. Grazie, siamo arrivati quasi al termine, abbiamo le ultime due domande. Quagliaroli, come piacerebbe vedere il suo paese fra 30 anni, 40? Allora, mi piacerebbe vederlo come 40 anni fa, il mio paese, come prima della frana, prima dello spopolamento. Vorrei che tornasse ad essere vivo, ad essere un paese palpitante, e per fare questo serviranno idee, servirà progettualità, però noi ci proveremo in tutti i modi, perché vorremmo che Corniglio e il suo comune tornasse ad essere quello che era una volta, cioè i turisti la chiamavano la piccola Parigi. Stessa domanda al signor De Sante, come piacerebbe vedere il suo paese fra 30-40 anni? Va bene, intanto speriamo, siamo ottimisti di vederlo fra 30-40 anni, perché io ho 62 anni, quindi non lo so, però voglio essere positivo. Piacerebbe vederlo, sì, sicuramente tornare, diciamo, come si dice, ai fasti di un tempo, anche se questo sarà impossibile, anche perché il mondo corre talmente veloce oggi che è difficile prevedere cosa succederà, anche per la vent'anni, cioè sta correndo molto veloce. Io mi auguro anch'io sì che possa tornare ad essere abitato anche nelle piccole frazioni, ecco. Vi faccio un esempio, io sono rimasto l'unico abitante della mia frazione, quando io sono nato c'erano 60-70 persone e molti se ne erano già andati. Io non dico che questo difficilmente tornerà, anche perché le esigenze di oggi sono cambiate, probabilmente se fossimo così tanti non so poi la convivenza come sarebbe, però sicuramente cioè fare in modo che anche le comunità piccole possano vivere, perché oggi purtroppo, cioè con quei riti che c'erano una volta, oggi purtroppo nei piccoli paesi molti si sono persi, e quindi quello che mi auguro io è che possa vedere, e mi auguro insomma i miei nipoti, io ho una nipote, due nipoti in arrivo, possono, almeno loro sicuramente ci saranno, e possano vedere un territorio bello e vivo. Per terminare, l'ultima domanda, partiamo col signor De Sante, termino signor Quagliaroli. Spiega ai suoi cittadini perché dovrebbero votare lei e la sua lista. Ma dunque, io chiedo ancora fiducia anche dopo questi anni di amministrazione, perché insomma, io ho cercato in questi 10 anni di fare il possibile, insomma, fare il possibile per lasciare un paese migliore di quello che l'ho trovato. E questo vale anche per i prossimi 5 anni, naturalmente. La situazione, insomma, è difficile, l'abbiamo detto più volte, quindi io non mi sono risparmiato in termini, nel limite del possibile, di tempo, di impegno in questi anni, non mi sono risparmiato, ho cercato di dare delle risposte, il più possibile di dare delle risposte e anche delle soluzioni. Non sempre ci siamo riusciti, non sempre ci sono riuscito, non sempre ci siamo riusciti, però insomma l'impegno c'è stato, la trasparenza c'è stata,
l'onestà la diamo per ovvia che ci sia stata, e quindi proprio su queste basi, insomma, che ho detto anche prima, di alcuni importanti risultati, crediamo, insomma, di questi anni, siano la base per un rinnovato impegno per i prossimi 5 anni. Questo ovviamente non lo si può fare da soli, bisogna avere una squadra, ripeto, coesa, una squadra dove ci siano delle competenze, e nella mia lista devo dire che con piacere ho scoperto anche persone, insomma, che non conoscevo, che hanno veramente tante risorse umane, professionali, nei vari campi, e questo sicuramente sarà molto utile, perché per me non deve essere soltanto un rinnovamento nelle persone, ma deve essere anche un rinnovamento anche nell'azione, nel senso che questo tempo, insomma, questa fine legislatura è servita anche per capire un po' la situazione, anche gli errori fatti, per esempio girando, insomma, in queste serate, facendo gli incontri pubblici, sicuramente ho capito che dobbiamo probabilmente migliorare, ad esempio, nella comunicazione, perché di cose ne sono state fatte tantissime, ma veramente tante, nei vari campi, perché è veramente complesso e spiegarlo in poche parole è molto molto difficile, perché i tempi sono sempre più veloci, le difficoltà sono sempre maggiori, e quindi ci vuole sempre più competenza, sia da parte degli amministratori, da parte della macchina comunale, quindi dei dipendenti comunali, perché ci vuole sempre più professionalità, perché ormai se perdi un click rischi di perdere un finanziamento, ci sono cose veramente, ecco, per cui ci vuole competenza, e quindi, insomma, se ci sarà data fiducia, ed è quello, insomma, che chiediamo, ci metteremo ancora più vigore, ancora più impegno, però soprattutto ci vuole competenza e professionalità, e trasmettere sicuramente questo, ascoltare i cittadini sicuramente. Diciamo che gli anni, in particolare della pandemia, un po' ci hanno fatto venire meno un po' questo contatto, e quindi, insomma, ascoltare i cittadini, comunicare tutto quello che si fa, e quindi, insomma, questo è quello che io mi sento di dire. Grazie. Grazie a lei, signor Quaglieroli, spieghi ai suoi cittadini perché dovrebbero votare lei e la sua lista. Allora, dovrebbero votare me e la mia lista perché abbiamo voglia di cambiare, abbiamo voglia di fare, abbiamo voglia di ascoltare i cittadini e di metterci al servizio e a disposizione dei cittadini. Abbiamo preparato una lista di amici, unita fin dall'inizio, con le competenze necessarie per rilanciare il nostro comune, per portare un'aria nuova, un vento nuovo nel nostro comune. E Giuseppe ha detto bene, ha amministrato, ci mancherebbe, è stato un buon amministratore, però noi crediamo che a questo punto sia ora di voltare pagina, di cambiare, di provare qualcosa di nuovo e qualcosa di diverso. Io sono in pensione e mi sono messo a disposizione, e vorrei essere, se i cittadini di Corniglio mi daranno fiducia, un sindaco a tempo pieno, un sindaco H24, all'ascolto della gente, con la partecipazione della gente, insieme alla gente. Come dicevo, in questi incontri sono emerse queste esigenze, questa voglia di partecipare, questa voglia di essere parte attiva dell'amministrazione. La mia squadra è compatta e determinata come me, e io non sono un buon oratore, sono un uomo d'azione. Ecco, quindi chiedo agli elettori del Comune di Corniglio di darci la possibilità di metterci al lavoro e di portare un'aria nuova nel Comune di Corniglio. Grazie, abbiamo terminato. Grazie nuovamente per averci concesso questa opportunità. Buona serata a tutti e ai nostri telespettatori, arrivederci.